una figura di spicco per l'intero territorio, un contributo di conoscenze che diventa un patrimonio culturale per le nuove generazioni. Loro, i giovani delle scuole superiori di Larino, hanno seguito con interesse il convegno organizzato nella sala dell'Istituto Tecnico per ricordare il professore Ugo Pietrantonio scomparso nel 2004, un evento intitolato Un cristiano impegnato in politica, promosso con grande sensibilità dall'associazione socioculturale Il Germoglio. Il primo sindaco ad elezione diretta dopo il secondo conflitto mondiale. La personalità di Ugo Pietrantonio è poliedrica, è una persona che è entrata un po' in tutti i campi, in quello amministrativo, in quello politico, in quello storico e in quello filosofico. Una personalità di assoluto rilievo. All'iniziativa presentata dalla presidente dell'associazione Maria Gabriele sono intervenuti docenti e studiosi che hanno approfondito l'opera di Pietrantonio non solo a Larino, un messaggio forte che si rinnova nel tempo, condiviso dalla scuola superiore con una serie di attività partite dal liceo d'Ovidio. Presenti tra gli altri la moglie Teresa e la figlia Filomena, un'emozione forte per continuare un percorso tracciato da un uomo che ha dato lustro alla comunità. L'insegnamento per i giovani è quello di trovare nella società, nella vita, una via dritta, senza scorciatoie. E l'esempio del professore è stato proprio questo, una persona che non è mai addivenuta a compromessi, una persona tutta ad un pezzo, una persona che ha fatto dell'onestà, dell'impegno, della serietà un suo stile di vita.